Chuck. Ciao a tutti, benvenuti nella Microfactory e Place Like Home. Siamo in triennale nell'ambito della mostra 999, una collezione di domande sull'abitare contemporaneo. Io sono Federica di Open Dot, quindi vi do il benvenuto in questo spazio che è un concentrato di Open Dot, che è un Fab Lab che si trova qua a Milano in zona Piazzale Lodi. Abbiamo portato appunto il nostro laboratorio con una serie di progetti suddivisi in quattro sezioni tematiche: l'healthcare, il food, la sezione kids per i bambini e il future living. Nello specifico questo è il primo evento che facciamo per la tematica healthcare con il nostro partner Sanofi Genzyme, e volevo presentare appunto tutti i partecipanti di questa talk, di questa chiacchierata insomma informale, sul tema Make to Care, a partire da questo progetto che poi ci spiegherà meglio Filippo, appunto Filippo Cipriani, responsabile del progetto Make to Care di Sanofi Genzyme. È con noi poi Stefano Maffei del Politecnico di Milano, di Polyfactory. Chiara Nizzola invece, rappresentanza di Fondazione TOG e anche del progetto Unico con, appunto, creato da Fondazione TOG e noi di Open Dot. I ragazzi invece che hanno vinto quest'anno il contest Make to Care, quindi Federico Gualdi, Roberto Lucchisani, Nicola Silvestri e Mattia Strocchi. Okay. Allora lascio la parola a Enrico Bassi, il Fab Lab Manager di Open Dot, che terrà un po' le fila della giornata, della serata. Quindi Henry. Grazie, io sono microfonato, per cui prima di tutto grazie a tutti. Come diceva giustamente Federica, è una chiacchierata, quindi che nessuno si senta inibito dalla presenza di microfoni. Siamo qua all'interno del museo del design, probabilmente il più grande museo, il più importante di sicuro in Italia, a parlare di un tema che però col design apparentemente sembra centrare poco. E mi fa molto piacere essere qua e parlare di questo tema, perché se continuiamo a affrontare le cose come le affrontavamo, forse i cambiamenti diventano molto lenti. Quindi Open Dot, un Fab Lab, un posto in cui la gente entra, si contamina, si inventa le soluzioni, le testa, le prototipo, se le costruisce, che insieme alla collaborazione con Sanofi Genzyme cerca di trovare un approccio diverso, raccontare una storia diversa legata a come ci si prende cura o cosa vuol dire prendersi cura. E quindi la prima domanda che mi viene spontaneo fare è a Filippo: perché? Perché a un certo punto tu ti sei messo e hai deciso che era interessante spingere all'interno di un'azienda che si occupa di prendersi cura in un modo tradizionale l'idea di affrontarlo da un punto di vista diverso. Bentrovati tutti, grazie. Microfono. Dicevo bentrovati. E grazie dell'invito. E la domanda, a mio avviso, è molto a target. Diciamo che la cura, per come la intendiamo, forse è destinata a cambiare, anzi si sta già evolvendo, e non anticipo nulla di quello che poi dirà Stefano Maffei da qui a poco. Make to Care nasce dalla continuità di altre osservazioni fatte in azienda, osservazioni fatte con progetti che apparentemente non hanno nulla a che vedere con il making, e dalla realizzazione che dove non arriva il sistema salute convenzionale le persone non si danno per vinti e quindi sviluppano delle soluzioni che sono allo stesso tempo funzionali e geniali, e queste soluzioni purtroppo non vengono condivise, molte se le vengono utilizzate diciamo così ad personam, e secondo me si perde moltissima delle potenzialità di questo nuovo sistema che sta evolvendo. Make to Care è appunto un mantra che noi vogliamo utilizzare per indicare che appunto tutti possiamo fare e tutti possiamo prenderci cura. Ovviamente le grandi aziende del settore farmaceutiche hanno la ricerca e sviluppano farmaci, però nel quotidiano, visto che adesso siamo in un setting, cioè stiamo parlando di quello che succede nelle mura domestiche,
e la cura farmacologica non riesce ovviamente a ovviare a tutti i piccoli inconvenienti che le persone comuni devono affrontare nel vivere quotidiano. Quindi Make to Care nasce 2 anni fa velocemente come un contest indirizzato alla comunità dei maker, di cui qua abbiamo appunto giovani 4 degni giovani rappresentanti di 19 anni. E appunto la Sanofi Genzyme ha avuto l'intuizione di capire che c'è un potenziale inespresso. Ci sono stati degli esempi e quindi Make to Care nasce come un contest, è già la seconda edizione, quindi quest'anno Orion e Optical Wheelchair, l'anno scorso DB Glove e Click for All. L'anno scorso è stata anche una piacevole sorpresa conoscere il progetto Unico e quindi Fondazione TOG e Open Dot, e quindi siamo qui con la consapevolezza che c'è tanto tanto lavoro da fare e questo lo ricordo brevemente, è il primo di 4 appuntamenti che avremo noi come Sanofi Genzyme qui in triennale, e ai prossimi appuntamenti cercheremo di andare ancora più nel dettaglio di alcune specifiche patologie, proprio per cercare di affiancare alla cura il prendersi cura. Quindi il progetto nasce dalla consapevolezza che i pazienti sono dei grandi innovatori, hanno una conoscenza intima del loro problema e possono essere loro stessi dei designer di prodotti e di servizi e dei fornitori di soluzioni. L'appetito viene mangiando. L'anno scorso abbiamo, da quest'anno, oltre a un contest, abbiamo anche affiancato un progetto di ricerca, ma di questo poi ci parlerà Stefano tra qualche minuto. Infatti Stefano, sei stato subito tirato in ballo, per cui ti passo la parola e ti domando, uno, il lavoro che avete fatto, certo, come è strutturato e perché l'avete impostato in quel modo. Non è un tema semplice, immagino, no. Cioè un panorama molto eterogeneo. L'altra cosa, che deduzioni, cioè che intuizione hai avuto a conclusione di questa ricerca? Allora, innanzitutto, grazie per averci invitato, credo che, non l'ho fatto io, il lavoro è frutto di un lavoro collettivo, di Polyfactory, che tu conosci, che è uno spazio che in comune con Open Dot ha questa passione per la sperimentazione, per ricercare chi sperimenta. Però quello che ci ha detto Filippo in realtà è stato preso da noi come una missione di ricerca che cercava questi sperimentatori nell'area del care, no? Lui ha detto il modo con cui la gente si prende cura, soprattutto nel caso di malattie che hanno cronicizzazione o malattie rare, non è come dire, abitualmente considerato un campo interessante per il welfare, per la sanità pubblica, nel senso che l'approccio della sanità pubblica a questo tema è one fits it all, cioè tipicamente è una soluzione in qualche modo ingegnerizzata, media, che, stanti i limiti che un servizio sanitario nazionale ha, di fatto produce che cosa? Una risposta media, e molto spesso le risposte medie non sono interessanti per chi è dall'altra parte e c'è un problema reale. E quello che noi abbiamo fatto è cercare chi, come lui diceva, i pazienti innovatori, le persone che hanno il problema, in qualche modo ha provato a fare un cambio di punto di vista, no? Cioè ha cominciato a dire il sistema della cura è un sistema complesso, ce n'è una parte che è rigidamente tecnico-scientifica, medicale in senso stretto, ma in realtà il processo di cura è molto più allargato e comprende delle fasi della vita del paziente e del suo sistema del care, quindi familiari, caregiver, che sono in realtà probabilmente nel suo percorso di sofferenza, nel suo percorso di difficoltà nell'esperienza quotidiana, la maggior parte di quello che lui vive. Il trattamento medicale è una frazione di questa cosa. Allora ci sono persone, ci sono soggetti, ci sono iniziative di ricerca che hanno provato invece proprio a indirizzare questo problema e questa sfida, che sono la sfida che trasforma il corpo non semplicemente come un bersaglio, diciamo, di una cura medica, ma integra delle soluzioni che stanno vicine a quell'approccio sperimentale che il mondo del making in un qualche modo fa, no? Quindi di fatto cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quello che noi chiamiamo una mappatura dell'ecosistema, vuol dire che ci sono queste persone, sono i 3 grandi aree, una è quella dei pazienti, di fatto, quella che lui ha definito patient innovation, un'altra è quella della ricerca ufficiale
e quindi quello che noi abbiamo chiamato healthcare system, cioè c'è la ricerca, ci sono gli RCSS, ci sono i grandi contenitori di ricerca tecnologica, ci sono soggetti ufficiali, mm-hmm. e poi c'è quel mondo che anche voi rappresentate, che noi rappresentiamo, che qui è in mostra, che è quello degli sperimentatori indipendenti, no? Sono le strutture pubbliche o private che in un qualche modo fanno qualcosa, così come le iniziative individuali, le persone, cioè loro tipicamente. Allora, questi tre mondi, quando cominciano a convergere con un'idea diversa di cura, cosa generano? Generano quello che noi abbiamo definito l'area made to care, cioè partendo da un contesto di cambiamento della cura e provando ad ascoltare questa realtà che sono i pazienti, come dire, da questa interazione, dall'interazione anche positiva con la tecnologia, con un'idea di innovazione che non è solo quella canonica, tecnico-scientifica, deduttiva, provare a mescolare questi ingredienti per generare che cosa? Una nuova forma di soluzione ai problemi e, come dire, seguendo questa cosa, la potenzialità di generare una nuova classe imprenditoriale, come dire, che ha valori, codici e modelli di sviluppo un po' diversi. Ovviamente questo non annulla il resto dell'ecosistema che continua a vivere e che ha delle logiche anche positive, perché è importante avere anche l'IIT che fa ricerca sofisticatissima e ipertecnologica. Però quella che noi abbiamo analizzato dell'IIT è quella che è più vicina a questa chiave invece di attenzione al paziente. Quindi non ci interessa la tecnologia, l'applicazione del grafene, ma ci interessa quando magari fanno un esoscheletro riabilitativo. Quindi abbiamo scelto dei progetti che avessero questo significato. Detto questo, in sintesi, quello che abbiamo scoperto è che c'è un ecosistema molto più ricco di quello che immaginiamo, con delle chiare eccellenze, le emergenze, per me direi spaziali, che sono Milano, quindi vicino a questo luogo, certamente la Lombardia in generale, perché c'è una concentrazione di tutte le tipologie di attori. Quindi qui, sinceramente, se io fossi un giovane maker o innovatore indipendente, direi cerchiamo, perché probabilmente ci sono delle grandi opportunità, ho la possibilità di imparare moltissimo e di vedere molti progetti in un luogo molto concentrato e molto attivo. Mi fermo perché sennò faccio un pistolotto. E in questo l'altra cosa che abbiamo fatto è, al di là diciamo di un'analisi qualitativa, ma che raccontava il modello, diciamo, di interazione di questi soggetti, abbiamo scelto una serie di casi di cui, se vuoi, poi magari facendo un paio di giri possiamo tirarne fuori qualcuno e commentarlo assieme. Volentieri. Una domanda te la faccio al volo, però, perché l'hai tirato fuori. Secondo te perché Milano? Perché Milano comprende al suo interno tutti gli attori che sono rilevanti per generare, dalla committenza illuminata agli elementi di ricerca forte, strutturata, che sta dentro nei centri di ricerca, alle università, a questo mondo vivissimo e, come dire, attivista, che è il mondo del making all'esterno. È un sistema, credo, in questa configurazione abbastanza unico in Italia, perché c'ha un equilibrio di componenti che genera diversità. Quindi trovo tutta la gamma dei progetti possibili, da quelli estremamente, diciamo, strutturati, finanziati con fondi europei, tecnoscientifici, a iniziative che nascono da matrimoni d'amore tra soggetti che vogliono la stessa cosa, dico Fondazione TOG e voi, o piuttosto che altri, no? Cioè, e questa cosa qui è un dato evidente, perché questa concentrazione ce ne fa vedere tante forme, tutte vicine. E peraltro nessuna in competizione aggressiva con gli altri, ma con un beneficio di creazione di un ambiente in cui le persone si riconoscono, parlano dei progetti, quindi, come dire, una scena anche della creatività, dell'innovazione applicata a questo, molto ricca, molto interessante. Fantastico. Mi aggancio a quello che stai dicendo e chiedo a Chiara, che qui appunto rappresenta TOG, un altro pezzo. Quindi abbiamo parlato del mondo dei pazienti, il sistema che include anche la ricerca, eccetera. A un certo punto citati i terapisti, TOG fa terapia, lo fa con grande professionalità e grandissimo amore. E quindi la mia domanda è: perché lanciarsi in un mondo che invece è più tecnologico? Cioè, cosa vi ha spinto? Sì. Vabbè, grazie per l'invito, per raccontare la nostra esperienza all'interno di questo luogo così bello, questo contesto bellissimo. Io posso portare quello che è, diciamo, l'esperienza poi di tutto il, diciamo, lo staff di TOG di cui io faccio parte.
è nato tutto da l'idea di una nostra terapista, la capa dei terapisti, che ha visto una fiera di Bologna le stampanti 3D nell'ambito appunto della manifestazione sugli ausili ortopedici, e noi che avevamo già un'esperienza rispetto alla creazione di ausili, chiamiamoli artigianali, perché fatti con le bende gessate, ma con dentro una formazione cioè di grandissimo livello nell'ambito anche internazionale, con un metodo di un professore francese. Indicavi questo, immagino. Michel Metayer, i nostri terapisti e il nostro staff già producevano dei appunto ausili posturali per i nostri bambini fatti su misura, cioè concretamente fatti sul bambino. Ha avuto l'intuizione di poterli trasformare con la stampante 3D in oggetti sicuramente più belli, che è una delle caratteristiche identitarie che Toga ha sempre cercato, la bellezza. Più leggeri, più funzionali, replicabili in maniera assolutamente, come dire, semplice rispetto al lavoro artigianale del gesso. E quindi abbiamo creato questo approccio tramite, tra l'altro, un bando che abbiamo vinto. Abbiamo creato un laboratorio 3D all'interno del nostro centro riabilitativo. È stato un approccio sicuramente inizialmente faticoso, nel senso che al di là dell'intuizione, della creatività e della passione che ci abbiamo messo, però ci siamo scontrati con una tecnologia che era sicuramente complessa per le nostre figure professionali. Dopo appunto qualche mese di grande lavoro e sperimentazione, perché c'era anche tutto il tema della scansione, è arrivato l'incontro con Open Dot, per cui ci siamo incontrati, diciamo, a partire da questo tema, che poi è diventato però qualcosa di più. Nel senso che di fatto noi avevamo l'esigenza di creare, al di là degli ausili posturali per i bambini, che sicuramente è un tema specifico, molto tecnico e riabilitativo, ma Toga ha sempre anche avuto come dire, l'intuizione di cercare di andare sempre oltre all'aspetto riabilitativo e di cura dei nostri bambini, cioè cosa succede fuori da TOG. Cioè la vita di questi bambini comunque è fatta di concretezza, quotidianità, di oggetti, di persone, per cui di fatto TOG ha sempre avuto un po' uno sguardo, ed è il nostro approccio, a quella che è la loro vita fuori da TOG. E quindi la possibilità comunque di trovare la modalità e gli strumenti per creare oggetti personalizzati che risolvessero un bisogno specifico, poi di fatto ha portato nel percorso con Open Dot, ormai lungo 3 anni, alla creazione di Unico, che è un marchio in cui noi con Open Dot progettiamo oggetti fatti su misura e che hanno delle caratteristiche sicuramente di altissimo livello, come dire, scientifico come fondamento, ma che poi, come dire, trovano una rispondenza nella tecnologia che ci aiuta a farli e nella bellezza del crearli. È molto interessante quello che dici. Mi stupisce il fatto che più di una volta, quando racconti quello che succede dentro TOG, citi la vita quotidiana dei bambini. Cioè, non è solo la parte di terapia. Poi li conoscete le famiglie, certo. Ho visto che c'è un rapporto molto, come dire, diretto. E questo riprende molto l'idea che sia prendersi cura più che curare, una cosa che dicevi un po' tu sull'aspetto della farmacologia e quello che citavi tu, che emerge nel... Quindi c'è un tratto comune che sembra emergere, per cui alla fine tutti gli attori attorno a questo tavolo probabilmente sono mossi un po' dallo stesso driver. Veramente bello, poi ci torniamo su TOG, perché ho ancora un sacco di domande da farti. Però ne approfitto per invece coinvolgere i ragazzi, che dal 29 di novembre sono ormai diventate piccole star del movimento Maker. 29 novembre, cerimonia di presentazione dei progetti e di premiazione della seconda edizione di Make to Care. Ci speravate di vincere? Onesti? No. No? Ci
la speranza c'è sempre, però non ci aspettavamo di vincere. Non vi aspettavate di vincere. Sicuramente. Tutti emiliani, Emilia Romagna, di dove romagnoli. Siete? Romagnoli. Lo faccio sempre questo errore, imperdonabile. Di dove siete? Noi tre di Rimini. Mattia? Io di Ravenna. Ok, che cosa vi ha spinto a pensare al progetto, come si chiama il vostro progetto e che cos'è? Va bene, allora parto io. Io ho lavorato ad Orion, che è un esoscheletro riabilitativo. Diciamo che questo cammino verso lo sviluppo del progetto è partito quando io ero ancora in quarta superiore, quindi ero decisamente giovane, e tutto ciò è partito dal fatto che, riflettendo, facevo fatica a trovare qualche tipo di interfaccia uomo-macchina che potesse veramente essere applicabile anche a persone con disabilità o che avevano delle disfunzioni motorie. Prevalentemente oggi noi ci interfacciamo alle macchine con pulsanti, touchscreen o cose di questo tipo, e non mi sembrava un modo subito automatico per una persona che aveva qualche tipo di disfunzione motoria. Allora la prima cosa che ho fatto, io studiavo elettronica, è stato andare a cercare qualcosa di diverso, qualcosa che si potesse applicare al corpo e che fosse immediato per una persona interfacciarcisi. È saltata fuori l'elettromiografia. E l'elettromiografia è un esame medico che esiste da molto tempo e serve principalmente per determinare lo stato di salute di un muscolo. Diciamo che questa elettromiografia si poteva fare anche in modo meno invasivo rispetto all'elettromiografia ad ago, ma in modo superficiale, con sensori applicabili davvero poco invasivi. E questa cosa però poteva essere utilizzata sia per ottenere dei dati medici, quindi rispetto allo stato di salute del muscolo quando bisogna fare riabilitazione dopo che si è subito un trauma, sia allo stesso tempo per usare quel segnale mielettrico per controllare qualcosa. E così da lì poi il passo è stato molto rapido nel passare a qualcosa anche di fisico, di hardware, per poter sfruttare l'elettromiografia, ed è venuto fuori l'esoscheletro. Il progetto nasce come un sistema per aiutare le persone durante la riabilitazione, e visto che si parla anche di l'esperienza dei pazienti a casa, sicuramente una delle priorità del progetto è stata proprio quella di portare la riabilitazione a casa, del riuscire a eliminare l'ostacolo anche solo dell'arrivare fino in centri specialistici. A volte può essere anche, oltre che problematico, molto costoso, e allo stesso tempo sarebbe molto bello riuscire a fare tutto questo, a me piace dire, in un'ottica più maker, in un'ottica più divertente. Tante volte le persone percepiscono la riabilitazione come qualcosa di lungo, stancante, di solito in effetti viene fatta per periodi molto lunghi, e almeno facendoli in modo più divertente, più immersivo, vedendo i propri risultati effettivamente tangibili e potendo portare tutto questo a casa, sicuramente sarebbe un passo notevole per le persone che devono fare. Mi aggancio subito a quello che hai appena detto. Se io fossi uno studente di quarta superiore, vabbè, a parte che non penserei a fare scheletri, esoscheletri riabilitativi, ma quello è un'altra cosa. Però se dovessi pensare a un esoscheletro riabilitativo, lo penserei in un ospedale. Cioè, come mai hai deciso di immaginare una soluzione che era invece svincolata da quello che è, non so, lo stereotipo, se vuoi, del prendersi cura di, o dell'essere curato? Penso innanzitutto che se oggi siamo qui insieme è perché tutti vogliamo svincolarci da qualche stereotipo, e è proprio così che parte l'innovazione, e quindi per me era una sfida personale e una sfida che avevo capito subito che potevo estendere anche alle altre persone e in qualche modo farlo con loro piuttosto che soltanto io. Quindi è stata una cosa abbastanza immediata, non ci sono ragionamenti molto sofisticati dietro. Beh, insomma, le intuizioni di pancia a volte sono più brillanti dei ragionamenti. Quindi mi aggancio a quello che hai appena detto e ribalto la domanda anche sull'altro team, a Nicolas, chiedendovi come è nato il vostro di progetto. Ok, il nostro progetto è nato... Allora, volevamo fare un progetto per la maturità che non avesse un fine a sé. Quindi ci eravamo messi l'obiettivo di trovare un'idea utile alla società. E
pensando tra noi tre, ci è venuto in mente che qualche anno prima un nostro amico ha avuto un incidente stradale ed era rimasto sulla sedia a rotelle. E quindi ci siamo chiesti come possiamo aiutare queste persone che per causa di un incidente, di una malattia, rimangono su una sedia a rotelle, e alcuni con problematiche che si fermano solo alla perdita delle gambe e chi anche alla perdita degli arti superiori. E quindi ci siamo detti come possiamo comandare in modo differente una sedia a rotelle. E quindi ci siamo dati l'obiettivo che in giro di 2 settimane di trovare un modo innovativo per comandare una sedia a rotelle. Siamo passati da varie idee, dal controllo mentale al controllo ottico. Dopo alcune ricerche ci siamo accorti che il controllo mentale non dava una stabilità che noi volevamo, quindi siamo basati sul il controllo ottico. Quindi ci siamo messi a cercare un sistema da poter applicare a una sedia a rotelle, perché comunque ci sono vari modi per avere dei controlli ottici. Però non ci siamo fermati solo al controllo ottico, siamo andati anche oltre, siamo arrivati anche a un controllo attraverso anche le espressioni facciali, quindi a dare alla macchina una consapevolezza più completa, che non si finisce solo a dove stai guardando ma anche a cosa fa il tuo viso, quindi per avere più comandi e più possibilità di gestire una sedia a rotelle. Fammi un esempio. Cioè, che facce faccio per fare cosa? Allora, noi per adesso, per le mostre, per i concorsi in cui abbiamo partecipato, abbiamo messo il bacio per andare in avanti, la bocca aperta per fermarti, perché comunque è sintomo di paura, di istinto, ti viene di aprire la bocca, e il sorriso per andare in retromarcia. Dopodiché, dopo che si è decisa una di queste attivazioni, cioè avanti e indietro, puoi decidere la direzione della sedia a rotelle attraverso o la rotazione del volto, o allo spostamento della pupilla. Quindi si hanno varie scelte, quindi è anche molto personalizzabile questo il nostro progetto, perché comunque in base alle necessità di ogni persona possiamo applicarlo. Fantastico. Ma questo funziona indipendentemente da dove mi trovo? O avete fatto delle valutazioni più sull'aspetto indoor, all'interno di una casa, per come muoversi, spazi stretti? Che difficoltà avete incontrato su quello? Questo ancora dobbiamo verificarlo, perché comunque il nostro prototipo, cioè noi siamo ancora sotto forma di prototipo in scala ridotta, quindi stiamo cercando dei finanziatori per poterlo testare in scala 1-1. Ok, allora chiedo a te quale sarà il futuro di questo. Esatto, allora come appunto ci ha anticipato Nicolas, il nostro progetto ora è in scala ridotto, quindi abbiamo un piccolo modellino che abbiamo tagliato laser grazie alla collaborazione appunto col Fab Lab Romagna, e appunto abbiamo questo progettino che stiamo cercando una partnership o comunque qualcuno che possa donare una sedia a rotelle elettrica per poi poter applicare il nostro sistema appunto su questa. E la domanda che ponevi prima, funziona la sedia a rotelle sia indoor, chiaramente se non c'è nessun problema di luce o quant'altro, che outdoor. In più, col sistema che abbiamo utilizzato, c'è anche una fotocamera in grado di, tramite infrarossi, di rilevarti in assenza di luce, quindi funziona anche al buio. E stiamo infatti tra i vari sviluppi futuri che magari dopo ci parlerà Roberto. E vogliamo anche applicare un sistema di sensore di prossimità in grado appunto di rilevare eventuali ostacoli per fermare la sedia a rotelle in tempo senza causare danni alla persona disabile già che presente sulla sedia a rotelle. Esatto. Allora Roberto, Federico ti tira in ballo. Volentieri. E quindi intanto buonasera a tutti. E allora noi makers, quando partiamo con un progetto, abbiamo delle parole dentro la testa che frullano, e sono quelle che disse Steve Jobs a dei ragazzi un po' strani, che sono: siate affamati, siate folli. Quando noi creiamo siamo un po' folli nelle nostre idee. E molto folli, direi. Forse è la Romagna che ci rende un po' così strani. La follia o la fame? Tutte e due. Specialmente la fame. Nella fame siamo molto, molto bravi. E appunto, come diceva Federico, non ci vogliamo fermare solo a creare una sedia a rotelle che dia un'autonomia al di fuori della casa, ma bensì anche all'interno della casa. Infatti noi, quando abbiamo iniziato il progetto, oltre ad aiutare il nostro amico, il nostro principale obiettivo
era anche quello di dare un'autonomia alle persone, quindi un'autonomia a 360 gradi, che è quello che un po' tutti noi cerchiamo di dare, sia come Sanofi Gensai, quindi con le medicine e quant'altro, come Filippo con il suo esoscheletro riabilitativo. Mattia, scusa. è perché guardavo Filippo, scusa Matti, e quant'altro. Ok, tutta questa tecnologia, tra l'altro, voi la state applicando un po' anche sull'aspetto più della vita quotidiana, esatto. Sì. E siamo all'interno di una mostra che parla principalmente dell'abitare. Quindi come la integrate, come la vedete voi nella vita quotidiana delle persone, questa sì. integrazione? Allora, l'integrazione è con la domotica. Noi quando sentiamo parlare di domotica pensiamo a una cosa che è del futuro. In realtà quando parliamo di domotica è già presente. Noi, senza rendercene conto, dentro le case abbiamo qualcosa che è di domotico, con un cervello che può essere la TV, la televisione, qualsiasi elettrodomestico, in realtà un'intelligenza a sé, e quindi, per quanto possa sembrare difficile interfacciare l'uomo alla macchina, noi cerchiamo di renderlo possibile appunto negli sviluppi futuri, quindi un sistema domotico all'interno della nostra sedia. Quindi, ad esempio, se la persona con disabilità vuole accendere una luce in camera, solo con la voce sarà in grado di farlo. Questo può essere un esempio. O comunque utilizzando espressioni facciali, perché le espressioni facciali sono moltissime, e utilizziamo un'espressione facciale per far accendere qualcosa a nostra scelta. Grazie mille. Ripasso la palla a Mattia, a Filippo. E dove li hai scovati questi quattro genietti? Veramente sono loro che hanno trovato noi. No, il sistema Make to Care, nella sua declinazione di contest, funziona per autocandidatura in partnership con la Maker Fair Rome. Quindi noi abbiamo, entrando in punta di piedi in un settore che non conosciamo, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato delle persone esperte che ci potessero aiutare a navigare un mondo che è molto complesso. Sembra un mondo di giovani, sembra un mondo di persone folli con idee pazzesche, ma è un mondo con il suo linguaggio, con le sue regole. E per essere credibili e avere e dare attenzione, bisogna, come dire, comprendere questo codice di comportamento. Quindi noi abbiamo cercato dei partner, ne abbiamo trovati tanti. L'ultimo in ordine è appunto Fondazione Politecnico, con cui abbiamo sviluppato insieme a Polyfactory il report. Prima c'è stato appunto la Innova Camera con la Maker Fair Roma, questa manifestazione in cui è evidente che negli ultimi anni il settore healthcare è esploso. Noi siamo stati presenti da tre edizioni e il numero di progetti nel settore health, quest'anno forse penso abbia raggiunto più di 80 progetti, il primo anno forse erano meno di 20. Quindi c'è stata una crescita forse più che lineare, quasi esponenziale. Quindi noi abbiamo preso atto del fatto che il movimento Maker ha delle grandissime capacità e potenzialità, e abbiamo toccato con mano, perché tutto parte da un episodio che non ho raccontato prima ma che ci tengo veramente. È stata una storia di un papà Maker che insieme alla sua bambina ha sviluppato uno speciale tutore. Quindi la bellezza di quello che stiamo facendo nasce appunto dall'idea di Roberta, scusatemi un po' anche l'emozione, e di Fabio, che insieme un papà e una figlia, la figlia di 6 anni, quindi ancora più giovane, Roberta vi ha battuto, mi dispiace, e li saluto con piacere, hanno costruito qualcosa di speciale, qualcosa di colorato, qualcosa che rendesse la riabilitazione un gioco e permettesse a Roberta di giocare con i suoi fratelli in maniera assolutamente spensierata e felice. Quindi diciamo che adesso con Stefano stiamo aumentando questa mappatura, e adesso li stiamo andando a cercare attivamente noi, però diciamo che è un sistema che funziona soltanto con questo doppio scambio.
cioè i maker vogliono uscire dai Fab Lab e vogliono fare un perché possono fare una rivoluzione in ambito healthcare, e dall'altra parte le aziende farmaceutiche o le aziende proprio di settore stanno evolvendo il concetto della cura al concetto di prendersi cura, cioè la qualità della vita è un qualche cosa che gira a 360 gradi. Mi fa piacere che tu citi questo, perché mi consente di farti una domanda che è una curiosità mia personale. Come hanno reagito quando tu sei arrivato in azienda a dire: ragazzi, dobbiamo fare qualcosa con i maker? È stato svincolarsi da uno stereotipo. Citazione Mattia Strocchi di neanche un quarto d'ora fa. Io stesso non sapevo esattamente cos'era un maker. Cioè, intuivo le capacità e le potenzialità. E in azienda abbiamo buttato giù dei muri mentali, perché noi ci muoviamo in un contesto che è altamente regolamentato e quindi cerchiamo sempre di ripetere una serie di attività di cui abbiamo una grande consapevolezza e padronanza. Ho trovato terreno fertile, altrimenti non saremmo qui. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere parte del team e diciamo che, pur essendo io il responsabile di Make2Care, sono supportato e aiutato da una squadra molto molto ampia, e quindi diciamo che tutti adesso si stanno affezionando e sono tutti curiosi di sapere what's next, cioè cosa verrà dopo, perché prima era un contest, poi adesso è un report e abbiamo anche tante altre cose che non svelo oggi in un disegno che deve ancora, diciamo così, consolidarsi, ma che ha una direzione ben specifica, che è quello di questo filone qui, appunto, cioè quello del fare qualcosa di nuovo e di farlo insieme, cioè senza contaminando i ruoli e senza lavorare in ambienti a tenuta stagna, in silos. Quindi allora aspetteremo con ansia e passo la palla a Stefano un'altra volta, perché ti faccio la stessa domanda dall'altra parte. Cioè, io ho fatto il Politecnico e all'epoca entrando c'erano le gigantografie di Castiglioni appese, di tutta la grande storia del design italiano, e si parlava di sedie mobili lampade, più o meno. E quindi la mia domanda diventa: qual è stata la reazione dal lato tuo, cioè di un'università che si occupa principalmente di design, dire è fondamentale parlare non più solo di oggetti o non più solo di oggetti industriali? Vabbè, tu sai che questo, come dire, è un tema che mi è molto caro e che credo sia, diciamo, anche un oggetto di discussione trasversale, cioè che certamente c'ha un pezzo di riflessione in questo ambito specifico, ma ha un valore complessivo. Mi verrebbe a dire che è una domanda sul design in generale, no? Su che cosa fai il design oggi, cosa fanno i designer oggi, chi sono i designer oggi. Sicuramente credo che siano dei soggetti molto diversi da quelli che hai raccontato tu un secondo fa, cioè certamente o probabilmente Munario Castiglioni sarebbero dei maker, no? Cioè probabilmente oggi. Perché? Perché era gente che abbatteva i confini tra le discipline, aveva un atteggiamento sperimentale, era multidisciplinare, non aveva paura a fare progetti di cui non sapeva niente, era in dialogo con qualcosa che stava nascendo, perché ricordiamoci che quando loro lavorano, quella che noi chiamiamo la struttura del Made in Italy non esisteva. Quindi loro sono stati collaboranti, sono stati quelli che hanno trovato le forme industriali attraverso cui la produzione si è realizzata. Il tema è che la giro dall'altra parte, di alcuni oggetti forse non abbiamo più così tanto bisogno, no? Quindi il tema ritorna all'inizio, no? Sul tema dei pazienti, il care, il sistema della cura. La società contemporanea ha un bisogno, no? Di andare verso questa direzione, del prendersi cura, dell'interesse nella cura, riprendere un dialogo con le persone, no? Che non è fatto solo di simboli, come rispettabili, di identità, no? Un bellissimo oggetto, secondo me, è una grande dichiarazione di identità e posso avere una grande relazione, ma non è l'unica cosa che posso fare. Credo che, ma perché è normale nel mondo, finora il design
per la sua tradizione storica, si è occupato più di quello che di questo. Però credo che se devo dare una prospettiva di sviluppo, certamente più interessante questa di quella, almeno diciamo rispetto a chi fa questo mestiere. Perché? Perché di questo c'è bisogno. Vuol dire, c'è una domanda, fortissima una domanda, che poi uno dice, è un mercato? Sì. È un'esigenza, diciamo, di, come dire, sociale? Sì. Può creare un circuito economico virtuoso, che però, come dire, dà qualcosa alle persone? Sì. È consapevole che può creare una società migliore? Sì. Quindi c'ha, è una soluzione che dire win, 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 e questo non è male, no? Perché se posso fare il mio lavoro al massimo livello con la creatività e posso sto cercando di concentrarmi e posso applicarlo direttamente con dei casi concreti e creare una prospettiva, secondo me funziona. Mi chiamo vicino. Sì. Scusate, infatti. Sì, sì. La domanda sui leoni non rispondo. Ti trovo impreparato. No, posso solo fare solo certo. Una chiusa. L'unico passaggio che dico è adesso l'ho fatta, direi che se uno adesso vuol fare una forma di design contemporaneo, questo tipo di campo permette di sperimentare tutto l'arco possibile, dal design che si occupa di critical future, cioè un futuro diverso. C'è la parte di design strategico, c'è la parte di relazione con la tecnologia, c'è il lavoro con gli utenti, ci sono i servizi, c'è l'interaction design, c'è tutto. Quindi se uno ci entra per davvero, al di là che ci sono mille forme tutte valide, cioè qui le può sperimentare tutte in un colpo solo, dipende solo da lui. Ti faccio un'ultima domanda. Vai. Al volo, perché citi tutte queste varianti di design e mi viene da aggiungere quello, il design inconsapevole. Quindi, tacito, c'ha bella, un nome. Bella definizione. Tra i casi che avete visto stilando il report di Made to Care, me ne citi uno di uno che ha fatto, secondo te, un meraviglioso esempio di design senza pensare che fosse tale? Secondo me, allora, in realtà alla fine sembra un oggetto di design, Opponent, che è un'ortesi esterna, parte dalla storia di questo che era un professionista, cioè uno che viene dal settore della cura, un medico, che ha un incidente e quindi sperimenta su se stesso. Non è un designer, quindi prova la soluzione su se stesso e da questo tira fuori un progetto che poi brevetta, su cui ha costruito un'azienda che produce l'oggetto, che è praticamente la summa di quello che definiamo un'area del make to care. Quindi è tacitamente consapevole, anche se ha delle competenze, diciamo, specialistiche, perché lui era medico ortopedico, e da partire da questo lui però fa un'operazione di design, cosa che non è il suo campo, no? Però la fa lui. E questo si chiama tipicamente design tacito. Molto interessante. Tra l'altro riprendi una cosa che citavi prima sul fatto che c'è anche una connessione con la futura classe imprenditoriale, cioè che chi crea un'idea poi a volte ci costruisce sopra allora, un sistema diverso. Se vuoi te l'aggiungo perché è un oggetto di discussione che abbiamo fatto tante volte, è che le start-up non sono solo di digital. Cioè, in Italia c'è una grandissima tradizione nel manufacturing, siamo bravissimi a fare questo, e la gente ha bisogno, ovviamente non solo di minchiate, perdonate, costruite, ha bisogno di cose interessanti che sono però vere. Cioè, non sono solo un'app. L'app è fichissima, bellissima, è, diciamo, l'elemento complementare che magari gestisce del valore importante per fare, però c'è anche tutta la parte importante del fare, no? Quindi tutte e due assieme, inscindibili. Mi aggancio alla questione degli oggetti e ritiro in ballo Chiara. Citavi Unico, ci sono un po' di esempi, ci sono degli oggetti qua sul tavolo, ma mi piacerebbe che tu mi raccontassi un attimo ancora di TOG, in particolare com'è nato, cioè perché a un certo punto si è pensato di fare un posto come TOG e in che cosa differisce rispetto agli altri. Sì, allora TOG è nato nel 2012 ed è nato appunto per creare un centro riabilitativo di eccellenza in un contesto in cui la riabilitazione era in un momento storico di grande fatica per i costi della sanità eccetera, tutte
queste dinamiche, e per cui TOG è nata dall'impulso dell'attuale segretario generale, che è Antonia Noia, che ha avuto l'intuizione di creare un luogo in cui i bambini potessero venire gratuitamente al pari del pubblico e ricevere però una riabilitazione quantitativa e qualitativa adeguata alle loro patologie, che sono le patologie neurologiche complesse, quindi sono patologie che hanno delle complessità molto più ampie rispetto ad altre, perché sono complessità che riguardano tutti gli ambiti della vita, per cui la comunicazione, il movimento, la relazione con gli altri, la parte sensoriale. Cioè abbiamo bambini che hanno delle gravità tali per cui tutti questi ambiti della vita sono difficili da riabilitare e quindi anche da gestire. Per cui TOG nasce per dare una riabilitazione adeguata a queste patologie complessissime, in modo assolutamente gratuito, per cui TOG si regge sulla raccolta fondi, ovviamente incessante, e oggi cura 114 bambini con queste patologie, che sono principalmente paralisi cerebrali infantili e sindrome genetiche con ritardo mentale. Citavi Antonia, che voleva essere qua, ma purtroppo per una serie di sovrapposizioni non ce l'ha fatta. La cosa che mi ha stupito, Antonia non si dice l'età di una signora, però diciamo ha superato la fase universitaria. Direi di sì. Nonostante ciò, è stata, quando abbiamo fatto una formazione da voi sulle macchine, sempre presente, sempre in prima fila a fare un sacco di domande. Sì. A me ha colpito molto questa sua capacità di, come dire, porsi domande. Credi che sia connesso al fatto che questa curiosità costante porti alla nascita di qualcosa di nuovo, tipo TOG, anche come forma di... Sì, penso di sì, nel senso che Antonia principalmente ha una formazione trentennale nell'ambito riabilitativo, quindi ha visto un po' anche la storia, l'evoluzione della riabilitazione, ma è sempre stata una professionista in grado di andare ovunque e cercare ovunque la formazione e le nuove esperienze in quell'ambito specifico, per cui ha studiato, si è formata, non si è mai fermata rispetto come dire, a un ambito che, come l'ambito sanitario, che magari può avere dei limiti, può avere delle specificità che magari a volte fermano il fatto di come dire, lanciarsi su altri ambiti. È un personaggio assolutamente con grande curiosità rispetto a tutto, e ha, secondo me, anche contagiato uno staff sia di persone molto professioniste in senso senior, che hanno a loro volta, come dire, portato la loro professionalità e la loro curiosità ai giovani che stanno imparando questo approccio assolutamente open mind rispetto a tutte quelle che sono le possibilità e le potenzialità che ci sono per tirar fuori da questi bambini apparentemente così gravi le loro potenzialità. Quindi noi dobbiamo cercare tutte le potenzialità possibili per tirar fuori le loro potenzialità. Stupendo, quel lavoro che fate è veramente impressionante. Sfrutto gli ultimi 10 minuti per passare alle nuove generazioni. Quindi vorrei chiedervi, magari a turno ci raccontate cosa pensate di fare adesso. Ora che avete un progetto che è stato valutato così positivamente, con così tanto entusiasmo, con così tante prospettive, come volete portarlo avanti? Cosa volete fare? Va bene. Ci tengo a dire che è abbastanza inaspettato, credo, per tutti noi essere qui con voi professionisti. Siamo molto giovani e in un paese che comunque ancora si dimostra un po' a volte sordo nei confronti dei giovani, penso che sia una cosa bellissima, e che abbiamo una grande responsabilità però tra le mani, perché un po' rappresentiamo attraverso i nostri progetti quello che potrebbero essere le future generazioni. È una cosa che sinceramente, almeno io personalmente, sento con molto peso, e quindi per me sicuramente è molto importante riuscire a portare avanti il progetto
e fare di questa cosa, non un punto, un raggiungimento, ma un punto di inizio. E spero che di riuscirci, è stato un grande traguardo e grazie anche a quelle che sono state i vari incontri ed esperienze avvenuti attraverso Make to Care, sicuramente riusciremo a catalizzare quelle che sono un po' le nostre idee, che a volte sono tante ma è difficile da realizzare, no? Quando si è giovani, ed è anche difficile capire se effettivamente sia qualcosa di veramente applicabile ciò che sogni, perché sognare è importante, ma è importante anche mantenere i piedi per terra. E quindi in primis per me sicuramente sarà continuare ad evolvere il progetto, fare qualcosa che non è mai stato fatto, mettendo magari anche ponendosi domande diverse, che penso ci sia molto più valore nella domanda rispetto alla risposta. È una risposta sicuramente generica, però no, noi ci auguriamo di riuscirci assolutamente. E voi ragazzi cosa volete fare? Ma allora maestro, proprio a livello di progetto o nella vita? Beh, il progetto prima si è connesso con quello che avete intenzione di fare, poi in generale. Sì, adesso un po' quello che ti dicevo prima, quindi appunto continuare lo sviluppo su una sedia a rotelle in dimensioni reali, adattare il sistema e svilupparlo lì. Però un altro progetto che appunto stiamo portando avanti, che non è un progetto più personale, è appunto il nostro studio, che va appunto a unirsi con lo sviluppo del progetto vero e proprio, che chiaramente è lo studio universitario, porta via un po' di tempo. Però dall'altra parte abbiamo poi che finiti 3 anni, anche 2 anni di magistrale, comunque il tempo che sarà, avremo anche competenze maggiori e potremmo anche sviluppare, perché no, altri sistemi, altri progetti sempre legati all'ambito di aiuto alle altre persone. E tutta l'implementazione che citavi, me la raccontavi tu forse, Francesco, Roberto. Vabbè, ecco i nomi. È andata così. Roberto. Mi sono corretto in corsa, ma ormai era tardi. No, raccontavi prima la possibilità di utilizzare le espressioni anche per controllare altri aspetti, per esempio all'interno della casa. Rispondo. Sì, sì, ci stiamo già lavorando da quando eravamo a Roma, avevamo iniziato a lavorare proprio durante la fiera, in realtà, e adesso piano piano stiamo cercando di arrivare a una soluzione, perché il tempo è sempre meno da dedicarci e dobbiamo trovare sponsor o qualcuno che ci possa aiutare, perché economicamente parlando, essendo giovani, è sempre un problema trovare soldi e finanziatori. Anche essendo vecchi in Italia, poi come diceva Mattia, siamo un po' sordi. Io aggiungo una parte al fatto del legare il nostro progetto alla domotica, che appunto lo spiegava prima Roby, però lo dico più uno specifico. L'idea sarebbe quella appunto di avere questo sistema che sia in grado di comunicare con la domotica che abbiamo già in casa, in modo tale che tramite sia gesture facciali, che appunto abbiamo già implementato nel sistema, ma anche tramite comandi vocali, di appunto riuscire a gestire la domotica. Quindi io dico accendi la luce in cucina, la domotica, cioè il sistema lo capisce, lo trasmette alla domotica, la domotica poi dopo va a accendere la luce in cucina, o comunque a comandare un qualsiasi elettrodomestico collegato all'impianto. Quindi sarebbe questo, un po' un aiuto a livello di movimenti, spostamenti, che anche a livello quotidiano nella casa, come dicevamo prima. Nicolas, vuoi aggiungere qualcosa? Che l'implementazione del comando di altri dispositivi oltre alla sedia, grazie alla sedia, si potrà anche utilizzare nell'ambito lavorativo, quindi non dare solo un'autonomia nella vita quotidiana, ma anche permettere di essere anche un po' autonomi a livello economico, dando opportunità di fare lavori semplici, ma comunque di dare l'opportunità di lavorare a chiunque. Bene, io vi auguro di riuscirci, sono stato veramente contento di avervi riconosciuto a Roma e mi fa piacere vedere così tanto entusiasmo e così tanta carica. Ringrazio tutti per questa chiacchierata, è stato bello avervi qua e confrontare così tante idee. Ci rivedremo l'8 febbraio
che è il prossimo appuntamento che facciamo insieme a Salaf Genzyme. Parleremo di artrite reumatoide e utilizzeremo l'occasione anche per presentare il kit esperienziale che consente di, con un approccio un po' giocoso, un po' semplificato, sperimentare cosa vuol dire vivere tutti i giorni con oggetti molto quotidiani, affrontando questa situazione che alla fine accompagna queste persone costantemente. Grazie ancora e buona serata a tutti.